pomeriggio, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Sanità in tilt, questo è l'argomento in primo piano quest'oggi nel nostro telegiornale. Per tutti i dettagli ci colleghiamo subito con la nostra Barbara Cirillo. Ciao Barbara, bentrovata. Sì, Serena, buon pomeriggio. Ci troviamo davanti ad uno degli accessi del Policlinico di Bari. Sanità in tilt, difficile trovare qualcuno che possa raccontare quello che accade all'interno dei reparti. Per oggi abbiamo sentito uno dei sindacati, ovvero la CGIL di Bari, il segretario generale della funzione pubblica, che ci ha descritto una situazione drammatica al momento. Il telefono del sindacato che squilla continuamente, continue richieste d'aiuto da parte di tutti gli operatori sanitari, non soltanto di medici, per lo scarso livello di sicurezza che c'è all'interno dei reparti e soprattutto perché si richiedono ulteriori assunzioni di medici. Quelli arrivati ultimamente, la maggior parte di quelli ultimamente arrivati, si sono praticamente già contagiati tutti. Allora vi lascio all'intervista. Possiamo parlare di una sanità in tilt? Di una sanità sì, fortemente in difficoltà, sì, fortemente in difficoltà sicuramente, che sicuramente. E credo che si sia commessa una leggerezza, perché si sapeva che sarebbe arrivata questa seconda ondata, perché io posso capire le difficoltà inizialmente con la prima ondata, dove mancavano i dispositivi, mancavano anche, diciamo, le procedure, e quindi con la prima ondata poteva, non era giustificato, però si poteva capire la difficoltà rispetto ad un evento nuovo. Ma con questa seconda ondata si sapeva che sarebbe arrivata, e purtroppo ci siamo, il sistema sanitario pugliese e barese si è fatto trovare in forte difficoltà, e purtroppo ora ne stiamo pagando le conseguenze. Tra l'altro abbiamo molti lavoratori anche che sono rimasti contagiati. Considerate che presso l'ospedale di Altamura ci sono quasi 100 lavoratori contagiati, quindi questo significa lavoratori che ovviamente non sono in forza nei reparti, quindi questo crea un problema di criticità anche nel garantire i servizi di assistenza, e noi stiamo chiedendo fortemente che siano innalzati i livelli di sicurezza per i lavoratori, perché in alcuni casi abbiamo anche difficoltà per quanto riguarda i dispositivi. Per esempio abbiamo lavoratori che stanno nei reparti Covid che praticamente non hanno i calzari. Può sembrare una piccolezza, però diventa fondamentale, perché poi anche da lì può sorgere, diciamo, il focolaio, quindi il caso di contagio. Poi ci sono ovviamente i posti letto, che sono praticamente completamente coperti, ad Altamura ne hanno 60 tutti occupati, così come anche nel policlinico abbiamo al pediatrico, dove ci sono oltre 10 posti letto per i bambini, e sono anche questi tutti occupati. Quindi, diciamo, ci sono fortissime difficoltà. Per questo noi stiamo fortemente chiedendo di mettere in sicurezza il personale, di procedere anche a assunzioni del personale. Considerate che abbiamo lavoratori assunti a tempo determinato proprio in queste ultime settimane che si sono già contagiati. E continuiamo con l'emergenza pandemia, perché in attesa di conoscere con precisione i contenuti del nuovo DPCM e soprattutto di capire se la Puglia entrerà o meno in zona gialla, si ragiona dai numeri. Da un lato le istituzioni, che parlano di un R con T in calo e tranquillizzano, ma dall'altra i medici, che sono di avviso completamente diverso. Allora ascoltiamo le dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco e poi quelle di Filippo Anelli, a capo della Federazione dell'Ordine dei Medici. Probabilmente proprio questi giorni che stiamo vivendo in questo momento sono i giorni di massima circolazione virale. I dati che le dicevo, il famoso RT, che ormai è diventato inferiore a 1, ci dice che nei prossimi giorni noi dovremmo avere una diminuzione dei nuovi casi. Ripeto, così come nella prima ondata noi abbiamo avuto una fase di plateau, di curva piatta, che è durata per diversi giorni, probabilmente anche in questa seconda ondata noi avremo una curva piatta per un po' di tempo e poi vedremo una discesa netta dei casi. È vero che l'RT è in calo, però noi sul campo oggi osserviamo non un allentamento della pressione sugli ospedali, ma non solo, osserviamo come in queste ultime 4 settimane di novembre tutti gli indicatori invece sono aumentati, cioè sono aumentati la curva del numero dei contagiati, sono aumentati il numero di persone che si ricoverano, sono aumentati il numero di occupazione dei posti letto in rianimazione, e sono aumentati anche i pazienti, i cittadini che sono in isolamento a casa
e purtroppo anche il numero dei morti. E allora, di fronte a questo scenario, il problema non è più un problema di carattere matematico, statistico, ma diventa un problema reale di gestione in una situazione che probabilmente ci sta sfuggendo di mano. Ed è scontro anche sui vaccini anti-influenzali. Gli accordi tra Assessorato alla Salute e rappresentanti dei medici di famiglia volti al raggiungimento di una copertura di vaccinazione anti-influenzale pari al 70% vengono meno data la ridotta fornitura di dosi. È gravissimo, a nostro avviso, non poter vaccinare i tanti pazienti fragili che giustamente reclamano di essere vaccinati. E quanto scrivono CGIL, FP Medici, SMI, SNAMI e SIMET in una nota inviata al Presidente Emiliano e all'assessore Lopalco. I sindacati dei medici lamentano la mancata consegna di 890.000 dosi di vaccino. Chiediamo con forza, scrivono al presidente e all'assessore, di attivarsi in ogni modo per procurare le quantità di dosi per raggiungere, come programmato, l'obiettivo target del 70%, indispensabile in questo periodo di pandemia Covid. E andiamo ancora avanti. L'ospedale, anzi la realizzazione dell'ospedale Covid-19 da 8 milioni all'interno della Fiera del Levante non convince l'Associazione Regionale di Anestesisti e Rianimatori. Sentiamo perché nelle parole del presidente Antonio Amendola. La prima problematicità è quella collegata strettamente alla parte strutturale e logistica, perché avere pazienti gravi in strutture dislocate al di fuori di ospedali che hanno tutti i servizi e tutte le specialità costringe ovviamente molto facilmente a trasporti ripetuti di pazienti verso l'altro ospedale. E questo naturalmente trasportare un paziente in quelle condizioni non è una delle cose più semplici. L'altra criticità serissima, già sperimentata abbondantemente a Milano, nonostante tutti i tentativi, diciamo, di porci rimedio, e considerando che in Lombardia le dotazioni organiche sono ben diverse, ben più consistenti delle nostre, è legata strettamente alle equipe di personale necessario a far funzionare una struttura del genere. Tenga conto che i 160 posti letto previsti in fiera, se fossero pure distribuiti in 80 di terapia intensiva, cioè di rianimazione, 80 di semi-intensiva, anche i semplici 80 posti letto, cioè il 50%, sono l'equivalente di 8 unità di rianimazione. E quindi ci vorrebbero le equip, 8 equip di anestesisti, rianimatori, infermieri, professionali e operatori sanitari per garantire la possibilità di gestire le, anzi sono 10 per la verità, 10 equip per gestire gli 80 posti letto. E siamo agli aggiornamenti dal nostro sito telebari.it, ci colleghiamo subito con il nostro Tiziano Tridente. Ciao Tiziano, ben trovato. Ciao Serena, buon pomeriggio. Siamo in via Martinez a Bari, strada tra Poggio Franco e Carbonara, dove si trova una vera e propria discarica a cielo aperto. A denunciarlo, raccogliendo le segnalazioni di numerosi cittadini e l'associazione SOS Città, sono stati abbandonati frigoriferi, divani, materassi e vecchi mobili, vetri, materiali di risulta e perfino amianto, spiegano dell'associazione. Per quanto possa sembrare periferia, in realtà ci troviamo in una zona molto centrale e trafficata, a due passi da uno dei circoli più importanti della città, un asilo nido frequentatissimo e centinaia di residenze private. L'appello alla civiltà è rivolto a tutti, concludono, quello a risolvere la situazione in primis al sindaco De Caro e all'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli. A te. E grazie a Tiziano Tridente. A dispetto di tutto, Bari si prepara a illuminarsi per il Natale. Tutto pronto per la grande inaugurazione dell'albero di Natale in Piazza del Ferrarese il prossimo 6 dicembre e intanto spunta anche un albero di Natale in Largo Giannella, alto più di 20 metri. È spuntato stamattina e per ora c'è solo la base, ma presto in Largo Giannella ci sarà un albero di Natale alto oltre 20 metri. Di chi è l'idea? Al momento il donatore vuole restare anonimo, ma non è detto che non si palesi per l'8 dicembre, giorno in cui verrà inaugurato. Preparativi natalizi anche in Piazza del Ferrarese, dove sorgerà il tradizionale albero che grazie ad Amgas sarà illuminato il 6 dicembre con un evento esclusivamente social. Nessun assembramento per le strade della città vecchia come preannunciato dal sindaco De Caro.
E sempre domenica pomeriggio, grazie alla municipalizzata, si accenderanno le luminarie per i vicoli di Bari Vecchia con scritte di speranza. Un albero arriverà anche in Piazza del Redentore, mentre questa mattina il quartiere San Paolo si è svegliato con una bella sorpresa nella Cappella di Santa Rita, grazie ad un donatore anonimo. E la città è piena di iniziative simili, perché in questo Natale la solidarietà comanda. In un Natale in cui mancheranno gli abbracci fisici, non mancherà di certo il calore umano. È il Natale delle luci donate, da chi non ha voglia di farsi pubblicità, anzi, come è già accaduto in Corso Mazzini, già illuminata da una settimana. E giorno per giorno si accenderanno anche altri quartieri di Bari, grazie a bandi istituiti dai vari municipi, come ad esempio il secondo, che ha già provveduto ad installare le luci su Viale Papa Giovanni XXIII, finanziate in parte dall'amministrazione comunale e in parte dai commercianti della zona. E siamo alla nostra rubrica dall'area metropolitana. Partiamo dal Altamura, dove la scorsa notte un uomo ha generato caos tra i cittadini. Ci spiega tutto Eziana Di Mola. Nella scorsa serata ad Altamura un uomo in stato confusionale ha generato panico nella città. Infatti nel tardo pomeriggio a bordo della sua BMW ha creato disordini per circa un'ora nel centro abitato del comune federiciano. L'uomo, incurante della segnaletica, dei semafori con luce rossa e dei pedoni, ha ripetutamente urtato le autovetture in circolazione in sosta, come è avvenuto in particolare all'interno di un'area di servizio. Le pattuglie dei carabinieri si sono attivate in seguito alle numerose segnalazioni pervenute al 112 da parte di numerosi cittadini altamurani e nell'immediato si sono messe sulle tracce dell'autovettura segnalata, fino a quando è stata intercettata e fermata nei pressi dell'ufficio postale di Via Gravina. Il sospettato è un trentenne altamurano, celibe, disoccupato, in evidente stato di agitazione. Per tale motivo sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che, riscontrando effettivamente lo stato di alterazione psicofisica in cui versa, lo hanno accompagnato presso l'ospedale per gli accertamenti sanitari del caso. Questa disavventura non ha provocato nessun tipo di lesione verso i cittadini altamurani, provati sicuramente dalla situazione. Ma l'uomo ha danneggiato 5 autovetture, pertanto ne dovrà rispondere per il risarcimento dei danni. E ci spostiamo a Conversano, dove si registra un focolaio da Covid-19 all'interno della RSA Vivere Insieme. 47 positivi, vediamo. Sono 47 in totale i positivi al Covid-19 nella residenza per anziani Vivere Insieme di Conversano come risultato dal test rapido antigenico a cui sono stati sottoposti ospiti e sanitari. Nello specifico 40 sono gli anziani contagiati e 7 i membri del personale, ma una conferma ufficiale arriverà dall'esito del tampone molecolare disposto dalla ASL di Bari, che ha preso in carico la struttura. In stretto contatto con il Dipartimento del Distretto Sanitario, il sindaco della città Giuseppe Lovascio per monitorare la situazione. C'è un intervento massiccio da parte dei sanitari, i quali stanno cercando di provvedere a tutte quelle che sono le esigenze, stanno mettendo in sicurezza i pazienti, li stanno curando, li stanno seguendo. Grazie a Dio non vi sono casi gravi, preoccupanti, speriamo che continui così, ecco, sotto questo aspetto della salute. Siamo in attesa, tra l'altro, delle conferme attraverso i tamponi molecolari di quelli che sono i risultati effettivi, ecco, quelli che poi saranno ufficiali. E noi siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari. Meteo è offerto da Oropan. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che attenzione rappresenta un po' l'inizio di una nuova fase di maltempo che interesserà gran parte dell'Italia per una serie di perturbazioni atlantiche che arriveranno sul nostro paese una dietro l'altra. In effetti controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia, ecco la perturbazione, la nuova perturbazione che raggiunge il nostro paese, porterà nuvolosità compatta al nord e poi anche sull'Italia centrale, specie versante tirrenico. E saranno queste anche le zone in cui avrà
avremo le precipitazioni più diffuse, principalmente si parlerà di pioggia, però ancora una volta sulle regioni di nord-ovest non escludiamo delle nevicate, rappresentate qua in bianco, anche a quote molto molto basse. Quindi in definitiva giornata di venerdì all'insegna di nuvole e cielo grigio in tutto il nord e sul versante tirrenico, con la neve fino a quote basse tra il Piemonte e la Lombardia occidentale e la Val d'Aosta, e piogge nelle restanti zone del nord, diciamo anche sul versante tirrenico, attenzione anche qualche temporale, quindi precipitazioni localmente intense, un po' meglio sul medio adriatico e all'estremo sud. Ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà dalle vostre parti, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da Oropan.